Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, Love.

Ve lo dico sinceramente, ce l'ho messa tutta quasi quasi per autoconvincermi a fare la partita della settimana o la posta del maestro. Oppure ho fatto un sondaggio che ha visto l'incredibile partecipazione di quasi 100 persone su 2000 passi iscritti, dove incredibilmente la maggioranza delle persone, il 30% di questi 100, quindi 30 persone su 2000 decideranno per voi e ve lo meritate. Questo è un classico esempio della democrazia italiana. E incredibilmente, volete che parlo del declino dei circoli. Ma, ma, la cosa bella, che mi fa ridere. Mi fa ridere, ma chi ha selezionato questa opzione? Se la maggior parte di coloro che mi segue neanche sa cos'è un circolo. E non c'è mai entrato. Cioè, cos'è un circolo? Io non vi voglio scherzare su centinaia di partite che ho ricevuto. Per email un buon 70% sono di persone che giocano, hanno giocato e probabilmente giocheranno ancora su l'ICES, chess.com, su telefonino e che mi mandano le partite su chess.com con i link a e mi dicono: Ho oh un elo su l'ICES o oh un elo su chess.com quanto valgo nella realtà se posso fare tornei cioè gente che non sa neanche dove sta di casa realmente e mi devo uh, abituare devo rendermi conto che questa è ormai è la nuova realtà quindi di che stiamo parlando di quali circoli stiamo parlando cioè queste 30 persone che hanno selezionato questa opzione sono le più vetuste di coloro che mi seguono perché per averla selezionata o sono completamente contrari al discorso che io dichiaro i ciccoli in decadenza. O sono totalmente a favore, e su questo bisogna ragionare. Presupposto e lo dico per l'ennesima volta: io non sono la verità rivelata. Eh, non lo sono. No, io vi dico la mia opinione un'opinione certamente informata, un'opinione certamente con esperienza, ma rimane la mia opinione. E vi racconto una storia di come io ho iniziato a giocare a scacchi. Erano i tempi in cui, per molti incredibili, stiamo parlando degli anni 90, inizio anni 90, c'erano i giochi sui primi computer, i giochi scarsi, i giochi con i joystick, e io, è eh, un amico mio, giocavamo su questi giochi per computer e lui perdeva sempre, regolarmente. E ogni volta se ne veniva con un gioco nuovo. Un giorno decise di venire col gioco degli scacchi, di cui io non sapevo neanche il movimento dei pezzi. A proposito, io avevo poco più di 18 anni, anzi, scusate, poco più di 19. Insomma, lui mi spiega il movimento dei pezzi. Era il 14 aprile del 1991 e cominciamo a giocare ovviamente a soldi si capisce manca dirlo manca dirlo io sono scorretto sempre e perdo perdo come un cane perdo malamente vengo massacrato la cosa non mi poteva stare bene quindi eh, in una delle mie assenze diciamo dalle dottrine universitarie e scolastiche trovai in una stazione il manuale degli scacchi di Sergio Mariotti e cominciai a studiarlo. Fino a quando vinsi con questo mio amico regolarmente e lui smise di giocare a scacchi. A quel punto io mi sentivo il Dio in terra, il più forte giocatore di Siracusa, ovviamente non ne conoscevo altri. E qualcuno mi presentò una persona per me importantissima nella mia vita, di cui non farò il nome. Che guarda caso era anche il presidente dell'associazione scacchistica della città dove vivevo. Questa persona mi invitò ad andare al circolo che ai tempi era nei locali dell'Arca Enel, locali dati a tipo di obolo, di elemosina, facendo pagare cifre ridicole a quei pezzenti scacchisti. E io entrai con l'aria, signori, sono arrivato, fermi tutti. Basta giocare che giocare a fare, ci sono qua. Io è finita. E con mio sommo dispiacere, mi fecero giocare col più scarso del circolo, il quale mi massacrò letteralmente in 20 e poco più di 20 mosse. Ma a differenza della maggior parte delle scamorze esistenti, io non mi affetto. Non mi deprim deprimetti, mi deprissi, mi esaltai. Mi, mi senti come quella rana abituata a vivere in un pozzo che di colpo vide l'oceano. Io mi esaltai, mi resi conto che non ero arrivato, non ero neanche all'inizio, ero zero. zero, zero, zero. Da quel momento cominciai a frequentare il circolo. Live di, con persone, cominciai a fare tornei a peso spinto, cominciai a studiare sui libri e con la scacchiera davanti, e fare tanti tornei, e poi il futuro è storia come si suol dire. Se dovessi ricominciare adesso, eh, ho detto che iniziai a 19 anni, eh, tardi, molto tardi. Se dovessi iniziare adesso, se io fossi un ragazzo di 19 anni. Nel momento in cui qualcuno mi vuole spiegare gli scacchi, probabilmente mi condividerebbe un'app sul telefonino dove mi direbbe vai su questo sito, vai su questa app, impara le regole del gioco e comincerai a giocare online. E io direi, ah, scusa scusa, ma io magari volevo giocare con te. Sì, sì, ma magari quello pure giochiamo, ti mando il link, ti mando, diventiamo amici da Facebook a questa app, poi chattiamo. E io comincerei a giocare online con gente che non ho mai visto alla praticona magari stanco di perdere mi andrei a seguire qualche corso online sull'applicazione poi se proprio sono uno di quelli vecchi, di quelli boomer mi vado a comprare un libro cerco di migliorare e chissà mai nel futuro mi compro persino una scacchiera per quale motivo io dovrei andare in un circolo per quale motivo io dovrei andare a chiedere se esiste un circolo perché oggigiorno la vita media dei circoli settimanale, qual è? Ci si vede una volta a settimana, forse, pomeriggio della domenica o la sera dopo cena, non si fanno corsi quasi mai, ci sono dei libri buttati nella biblioteca, forse, non li legge nessuno, sono vecchi, sono vetusti, che senso ha? Si passa tutto il tempo a giocare lampo. E neanche si riesce a organizzare i tornei perché c'è chi viene dopo, c'è chi viene prima, c'è chi viene mezz'ora dopo, c'è chi viene, sta solo un'ora e poi se ne va perché era la scusa per uscirsi di casa, per non stare con la moglie, per non stare con la famiglia. Quindi si cazzeggia, si perde il proprio tempo. Per esempio, io maestro, che vantaggio ho ad andare al circo della mia città? Cioè, in tutta la provincia siamo quattro maestri. Uno ha smesso di giocare, un altro gioca solo per un'altra città, un'altra ancora si è trasferita a Milano e io vado là a giocare con chi? A dare l'handicap? A giocare lampo con l'handicap? Cosa imparo io dal circolo? Niente. Quindi, che ci vado a fare? Io, onestamente, non mi diverto a giocare con quelli più scarsi di me. Mi dispiace, è la verità. Il giocatore medio di circolo, la prima nazionale, va là e chi ti incontra? Ti incontra le altre prime nazionali, magari le stesse che incontra da vent'anni, con cui fa la stessa variante, fanno le stesse fesserie, la stessa partita. Che palle! Il bambino, la sera va al circolo, la domenica pomeriggio va al circolo? Forse. Forse se il circolo è proprio orientato sui bambini e fa molta attività per i bambini... E allora ecco che è un circolo dove la maggior parte delle entrate viene dai genitori che possono dire Mio figlio gioca a scacchi. Capito? Salvo poi accorgersi che quando le bambine arrivano a 12-13 anni spariscono. E i ragazzini la maggior parte, una volta prese le prime legnate o arrivate ai 18, nel momento in cui bisogna andare all'università, anche loro spariscono. Ma lo potranno dire per tutta la vita. Il mio figlio sa giocare a scacchi. Mio figlio dell della Nel momento della, dello sviluppo dell'età evolutiva ha imparato, ha frequentato. È diventato campione provinciale anner 10 dei bambini coi capelli bruni e senza cravatta. Perché purtroppo noi italiani siamo così. Noi cerchiamo sempre un titolo, un'etichetta da dappioppiarci, da poter dire che siamo più bravi di qualcun altro in qualcosa. Salvo poi nella realtà essere delle merdacce, perché noi, come nazione a scacchi, facciamo schifo. Siamo cessi, neanche siamo un po dei cessi. E siamo nettamente sotto la media di tutti i paesi, a noi simili, per popolazione, per PIL, per educazione, per cultura e così via. Per, diciamo i paesi europei, anche perché l'Europa è il continente mondiale degli scacchi. Noi facciamo schifo. Malta, in termini relativi, ci massacra. Gli ex paesi dell'Eugoslavia, delle, delle manco a parlarne. La Grecia, ma non esiste proprio. La Spagna, pff, figuriamoci. La Francia, neanche a discuterne. La Germania, ma non esiste. L'Austria, la Svizzera, ci massacrano tutti. Se andiamo a guardare in relazione ai abitanti, l'Islanda, non esiste per nessuno, quindi noi di che stiamo parlando? Cioè, oggigiorno al bambino medio che va su TikTok, che usa Facebook, che manda i video scemi e che viene cresciuto a pane e calcio. Calcio dove veramente siamo di nuovo fra i più scarsi. Non siamo quelli forti, no? di sicuro no. Io, io di calcio non ne capisco, ma mi pare che l'Italia neanche sia qualificata ai mondiali. Sì, nel passato siamo stati, siamo... Ora no. E a calcio si vince anche per culo. Vedasi gli ultimi europei, mi hanno detto. Quindi di che stiamo parlando? C'è un genitore che iscrive un bambino al circolo e perché vuole che diventi un campione per poi campare di scacchi in Italia? Ma no, diciamo per lo fa perché pensa che il bambino cresca con una certa mentalità logico-matematica visivo-spaziale che è sicuramente vero ma che poi cioè andare a portare in giro a fare tornei è una rottura di coglioni diciamoci la verità e poi il bambino non sta all'aria aperta molte volte frequenta poche persone non vede l'altro sesso non fa sport cioè io, padre, fra fare giocare mio figlio a tennis o a padel e mandarlo a giocare a scacchi, che farei? Qua potremmo andare anche in un altro argomento sul perché io sono fra quelli famigerati, fra quei cattivi che sconsigliano di imparare il gioco degli scacchi. Ma questo sarà l'argomento di un altro video, bello polemico, bello carico. Non è questo. Cioè, io perché dovrei andare in un circolo a pagare i soldi? Per Fare cosa per fare gli incontri a squadre a giocare con chi a me di giocare gli in incontri a squadre non me ne frega niente. Se io voglio fare tornei, purtroppo mi obbligano a tesserarmi da qualche parte. Mi obbligano perché se no non farei neanche quello. Qualcuno mi deve spiegare per quale motivo io devo pagare 45 euro di tessera alla Federazione Scacchistica Italiana che in cambio mi dà cosa, cosa. Mi calcola l'elo, quello lo fa la fide. Quindi, cosa fa? Questi mangia pane a tradimento, cosa fanno per me? Fanno fare i tornei alle donne? Non ne parliamo per favore. Per favore, non ne parliamo. Quindi. Io non ho niente da avere, da che guadagnare, da essere iscritto a un circolo. Ed essere iscritto alla Federazione Scacchistica Italiana. Se potessi, se trovassi un escavotaggio per fare tornei. Seminampo o rapido, qualcosa del genere, senza essere iscritto a questa gente lo farei, ma non per il discorso dei soldi, 40 euro alla fine sono pure pochi, è il principio, non ho nessun ritorno, non vedo nessun ritorno. Preferisco pagare 100 euro al mese in un circolo di tennis e pagarmi io la racchetta e pagarmi le palle che perdo in continuazione piuttosto che darle a questa gente che non fa niente. O perlomeno, a un circolo! Io devo pagargli. L'affitto dei locali? La luce? L'acqua? Qualcos'altro? Per? Per quattro giorni al mese, una volta a settimana? Per incontrare una seconda? Ma mettiamo che io fossi un esordiente, dovrei incontrare una prima, qualcosa, a giocare con lui? Ma vado sul licesso. Cioè, in un'ora! In un'ora! Lampo, dobbiamo giocare l'ampo io ti posso giocare quantitativamente partite in sequenza una dopo l'altra, una dopo l'altra, una dopo l'altra, e quando perdo, vado su perché ho perso, e c'è il motore, ci sarà in futuro la, I, la IA, che mi dirà perché ho perso, senza che il maestro si rompa le palle a spiegarmi le cose, senza che mi dicano delle varianti del cavolo, e quindi? Cioè se uno mi viene a dire, ma io gioco sull'ICS, e io... Cosa gli dovrei dire per dirgli no? Battere a un circolo. Io non saprete rispondergli. Sì, stare con le persone vere fa bene, tutto quello che vuoi, ma purtroppo oggigiorno, post pandemia, post guerra, eccetera, eccetera, siamo un pugno di cani. E non sappiamo più interagire e stare in una società fra di noi, senza provare rancore, senza cercare subito discussioni, senza essere livorosi. Quindi io tutto questo piacere di stare in mezzo alle persone non ce l'ho. A meno che non faccio un torneo e si spera che per quattro ore si stia in silenzio. Sempre se qualcuno poi non mi voglia infilare un'alfiera in quel posto. Scusate la volgarità, ma ho visto nei tornei certe scene veramente vergognose. Quindi di che stiamo parlando? La domanda non dovrebbe essere Alaimo che parla del declino dei circoli. La domanda dovrebbe essere: ma ci sono circoli ancora attivi? con centinaia di persone, tipo il circolo, l'Accademia Scacchistica Milanese, quella di Bolò, ma come fanno? Ma chi ci va? Sì, con i bambini, le cose, ma di questi 400 iscritti, in una sera media quanti ne vedo? 300? 200? O una trentina? E la maggior parte si iscrive per poter dire che fa parte del circolo dei scacchi. Il mondo che ci piaccia o no è stato cambiato profondamente dai social, dalle nuove tecnologie e da tutta una serie di cose. Che sia giusto, che sia sbagliato, che sia bello, che sia brutto, non è più come 30 anni fa. Quindi, o il circo di scacchi riesce a superare come offerta, come capacità di: Convivialità, quell'immediatezza, quella facilità che hanno una semplice app su un telefonino, oppure destinata a morire, sarà tenuto in vita da qualche pensionato, da qualcuno che ha tanto tempo libero. E quando questi boomer, questi anziani, ai loro non ci saranno più, i circoli moriranno, i locali saranno vuoti, crolleranno di pezzo. Quindi è quindi più un problema sociale, cari miei, perché purtroppo essendo gli scacchi un qualcosa che si può trasmutare in un mondo virtuale, giusto o sbagliato che sia, non richiede una presenza fisica che io da istruttore, da maestro, reputo quasi obbligatoria. E la preferirei, ma nei fatti non è più necessaria. Non serve più, non trovi più qualcuno con la pazienza di portare avanti un circolo con tutte le bag, con tutti quelli che non pagano, con tutti quelli che danno problemi e così via e quindi. E quindi anche il fatto che voi su internet o sul vostro telefonino seguiate il sottoscritto qua piuttosto che essere al vostro circo della vostra città a parlare col vostro maestro della vostra città, questo dovrebbe farvi capire tante cose. Che c'è una cosa bella che avete la possibilità di sentire Riccardo L'Aimo, cosa che magari altrimenti non, non avreste saputo neanche della sua esistenza. E c'è una cosa brutta che siete convinti che esista solo Riccardo L'Aimo, cosa che non è vero. Quindi... Quindi stiamo parlando dell'acqua calda e io soluzioni non ne ho. Mi dispiace. I am so sorry. E quanto prima farò i video sul partite della settimana sulla posta del maestro. E se vi lamentate che poche persone decidano per voi è colpa vostra. Questo vale sia negli scacchi che nella vita. È la nostra. Diciamo organizzazione sociale: un caro, caro bacione.